ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video tag. Il tag si chiama Il mio amico peloso e lo vorrei fare anche io. Ora chiamo Maggie e iniziamo. Ok, l'ho convinta. Lei è il mio amico, la mia amica pelosa che non si vuole far vedere. Maggie, fatti vedere quanto sei bella. Allora, iniziamo con le domande? Sì. Allora, ho il fogliettino. Allora, come si chiama? Allora, lei si chiama Maggie Margaret, il diminutivo di Margaret, però sul libretto c'è scritto Maggie, quindi lei è Maggie, non è Margaret. Che animale è? È una cagnolina, bellissima. Che razza è? Lei non è un... razza meticcia la chiamo io, sì, è una trovatella, è la cosa più bellissima del mondo. Da quanto tempo ce l'hai? Allora, io e Maggie siamo insieme, se non la smette, fatti vedere il... Eccola là! No. Allora, quest'anno Maggie è il 12° anno che vive a casa nostra. Sì, sì, sono già 12 anni che ce l'ho a casa con noi. Come l'hai avuta? Allora, ci sono due versioni dell'arrivo di Maggie a casa mia. Allora, l'ufficiosa, diciamo, quella reale. Allora, la versione reale, lei era una neonata di una cucciolata del mio custode delle scuole superiori, e l'aveva data, l'aveva strappata prima alla mamma perché lei era una mangione, lo è tuttora, e quindi non faceva nutrire i fratelli, e allora il proprietario aveva deciso di staccarla dalla madre e quindi l'aveva data a un insegnante di scuola. Soltanto che a casa, la prima notte a casa di questo insegnante, di questa sua professoressa, aveva pianto tutta la notte e lei l'aveva riportata indietro dicendo rimettila vicino alla madre perché a casa non si sta, è ancora troppo piccola, aveva solo 20 giorni, di solito i cani si staccano dalla madre al 40° giorno di vita, non al 20°, comunque. Però visto che lei era staccata, ormai aveva perso il profumo di riconoscimento, la madre non l'ha accettata. Allora mia cugina, che come mia sorella, come le mie zie, specialmente una, quando vedono un animaletto in difficoltà, cuore tenero, io sono un pochino più dura, non so il perché, cioè mi dispiace quando vedo un esserino che ha bisogno di aiuto, però non sono tenera e... non voglio dire buona, vabbè, sorvoliamo. Comunque mia cugina, che lei già aveva un cane già da 2 anni, ha deciso di prenderla dicendo poi a qualcuno da qualcuno la riusciamo a sistemare, e siamo andati a casa di mia zia, a chi la diamo, a chi non la diamo, a chi diamo, a chi non la diamo. Alla fine abbiamo convinto, io, mia sorella, mia cugina e anche mia zia, abbiamo convinto mamma e papà a prendercela. Questa è la versione reale. Per convincere i miei genitori a prenderla, anche per non dirlo a zia come l'abbiamo presa, la storia che ci siamo inventate, bella mia quanto siamo, era questa. Stavamo tornando da scuola in un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano, e abbiamo incontrato questo esserino, l'avevano lasciata in una scatola, pioveva, faceva freddo, lei piangeva. Quindi abbiamo fatto piangere tutta la famiglia e ci siamo dovuti il cagnolino. Sì, la mia polpettina. Questa storia, la storia reale del suo arrivo a casa, secondo me i miei genitori l'hanno saputa pochi anni fa. Abbiamo tenuto il segreto per parecchio tempo. Poi, quanti anni ha? Allora, Maggie il 15 novembre compie 12 anni. È un pochettino grandicella. Sì, sì. Caratteristiche caratteriali, sì. Allora, Maggie è una polpetta sbaciucchiosa, la chiamo io, è la mia amore sbaciucchiosa, è una cagnetta che adora le coccole, tante coccole, per lei dovremo stare 24 ore su 24 a coccolarla dietro le orecchie, sotto il pancino, è un muschio bello. Poi è molto pigra, è una pigrona esagerata, vero Maggie? Secondo me l'unico cane che odia non riporta la palla. I pupazzetti sì, ma la palla l'ha sempre schifata e ora che ha 12 anni ancora non la sopporta. Non va d'accordo con le palline. Poi è molto dolce, sa essere dolcissima, ma anche dispettosa. Quando dice no, è no. Vero Meg?
già. È Maggie, è la mia bombolina, è la mia pulce. È la cosa più bella che ho. Poi andiamo avanti. Cosa significa per te il rapporto con lei? Lo stavo già dicendo in questa domanda. Comunque, lei è la piccola di casa, è l'esserino che ha bisogno sempre di attenzione, di cure, di amore, di essere sorvegliata per paura che si possa fare male, anche ora che ha 12 anni, credo del cane, è un cane quasi vecchio, adulto vecchio, e è la mia sorellina piccola, è guai chi me la tocca. Lei è la mia polpettina, vera pulcina, molto più piccola. Poi, quali sono i momenti passati con Maggie che preferisci? Ce ne sono parecchi. Da piccola mi piaceva quando la notte era ancora piccola, io mi ero presa la sua responsabilità, quindi lei durante la notte piangeva perché aveva freddo, si svegliava che aveva fame, comunque aveva solo 20 giorni e io di solito ho il sonno molto pesante però quando lei era neonata mi era venuto il sonno leggerissimo, sentivo qualsiasi movimento, anche se il giorno dopo dovevo tornare a scuola, dovevo andare a scuola, quindi mi dovevo alzare presto, la notte mi alzavo. Comunque mi hanno aiutato anche molto i miei genitori, poi è diventata la loro bimba, vero Pulce? Poi quando era cucciola era così piccina, diciamo molto più piccola della capuzzella che viene ora, e si addormentava in una mano, metteva il musino qua sulla punta delle dita, le zampette scendevano qua il culetto, le altre due zampette sul lato e la codina qua scendeva, era troppo piccola. Vero che era una piccina pulcettina, non scendere. Poi ancora, cosa possiamo dire? Ah, la prima estate che era a casa si perse, scappò, tipo siamo stati separati soltanto per un'ora, io sono scesa in lacrime, ero intenuta da casa, sono scesa in lacrime alla ricerca della mia polpettina. Dopo un'ora di pianti, di urle, Maggie per il mio quartiere, aveva la pettorina con il numero di casa, fortunatamente, l'hanno chiamato e si era nascosta, terrorizzata, era arrivata un po' lontano da casa, e si era nascosta in un negozio, si era messa in vettura terrorizzata perché ovviamente si è trovata in mezzo a gente scappava per la strada, ha anche attraversato 4 volte strade trafficate, quindi immagino, l'abbiamo trovata lì terrorizzata con una zampetta un po' offesa, ma alla fine era soltanto un dolore muscolare, quindi lei è passato e poi l'abbiamo ritrovata e non l'abbiamo più lasciata andare. Comunque da questo momento, da quel momento in cui si è persa, i miei genitori, specialmente mia madre che era un po' restia a tenerla a casa, l'ha sentita sua perché si è dispiaciuta tantissimo che l'avevamo persa. Poi altri momenti dolci e significativi con Maggie, quando mi lasciai con il mio primo fidanzato che lei non sopportava, lo richiamava anche se era cucciolo, non lo digeriva per niente, io ovviamente ero in catalessia a casa morta e lei mi portava il guinzaglio costringendomi a scendere a prendere un po' d'aria e non pensare al mio ex fidanzato. Poi noi studiamo insieme, cioè io studio e lei dorme, fa venire una rabbia, dice che cacchio, pure io voglio dormire, voglio fare la vita da cagnolino, vero Maggie? Poi adoro dormire con lei. Sì, è vero. Facciamo nino insieme? Sì, sì. Lei dorme, allora da quando mia sorella non c'è, che è andata a vivere a Roma per studiare, il letto di mia sorella è diventato il suo letto, lei ha il suo cuscino, si dorme là. Però quando per esempio c'è il brutto tempo, quando vuole due coccole, se ne viene sul mio letto, agli piedi e dormiamo vicini vicini. Sì, vero, mia. Ne avrei tanti da raccontare, 12 anni insieme. Poi, quali sono i suoi soprannomi? Allora, quando era piccola, Maggie mi ha lasciato un pelo in bocca. Quando era piccola io e mia sorella iniziamo a dire: mamma mia, come è bella!
Ma lei è proprio bellissima! E da questo, mamma mia, quanto è bello, lei è proprio bellissima. È uscita, mamma bellissima! E lei è mamma bellissima! Ciao, mamma bellissima! Sto scominciando. Poi c'è Trucolina, Bobolina, Bambina mia, Dolce Angioletto, Piccola Piccola, Maggie. Poi c'è... oddio, com'è? Minishka? Minishka è uno degli ultimi. Minishka! Poi c'è una mia amica che la chiama Pecora Maggie perché no. È la mia pecorella! E ne ha parecchi. Ne ha parecchi assai. Chiattona perché c'è una mancia esagerata. Un amico di mia sorella la chiama Smerdi. Il perché non lo voglio sapere. Sorvoliamo, andiamo avanti. Poi, ultima domanda. Quale parola riconosce? Vabbè, ovviamente riconosce il suo nome e alcuni suoi soprannomi. Poi riconosce pappa. La vuoi la pappa? E si lecca i baffi, sempre così. Oppure, andiamo a passeggio. Aspetta, andiamo a passeggio? Vuole andare a passeggio? Ai, 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 ai. Vuoi un taglino? Ai, 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 sì, ma... Poi riconosce Paola. Il nome di mia sorella. Mamma? Dov'è mamma? Andiamo da mamma! Andiamo da mamma! Aiuto! E dov'è papà? Sta fuori papà! Mannaggia! Valerio dov'è? È il nome del mio fidanzato. Aia! Vabbè. Ora mi sa che mi tocca scenderla. Ora andiamo. Abbiamo fatto. Ok, il video tag, il mio amico peloso. Oddio. Sto morendo di caldo. Maggie mi hai impelata. Andiamo. Si finisce qua, io vi mando un grosso bacio e se vi va, non lo so, fate anche voi questo taglio, non so come si dice, sono un taglio, devo scendere. Comunque, vi mando un grosso bacio e al prossimo video. In gamba, vuoi salutare anche tu? Eccola qua! Eccola qua! Ciao polpettina, è la mia polpettina, è la mia polpettina. Abbaia, dove sei? Chi è? Chi è? Ciao. Un bacio da Maggie, manda un bacino.